Il castello di Miramare fu costruito a metà dell'Ottocento in simbiosi con il mare e con il vasto parco che lo circonda. Fu eretto per volere di Massimiliano Ferdinando d'Asburgo, che trovò in questo promontorio di Grignano il luogo per costruire la sua dimora per sé e per la moglie Carlotta. La collezione del museo, così come l'architettura del castello e lo stile del suo parco, riflettono l'eclettismo tipico dell'Ottocento. Il parco di Miramare è particolarmente interessante per questo suo voler unire, mettere insieme il nord e il sud dell'Europa e del mondo attraverso una scelta di piante e di fiori che sono sia tropicali che mediterranei che continentali. Miramare è al centro di una nuova narrazione. È un museo moderno, che si vuole dinamico e aperto e che è capace di mettere la sua identità storica in rapporto con la contemporaneità, anche artistica e anche sociale. Sono Andreina Contessa, direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Miramare è sempre qualcosa di più, qualcosa di oltre, proprio perché ha dietro un disegno, un ideale, forse romantico, che parla ancora oggi al cuore delle persone.